Ciao amici ricaricatori, benvenuti sul Bunker Wild. Oggi parleremo di una delle cacce più affascinanti e più praticate in assoluto, che è quella dello spollo ai tordi. Per spollo si intende quel momento in cui il tordo riparte dopo il riposo notturno. Può interessare la fase migratoria oppure i movimenti erratici, oppure nelle zone in cui il tordo staziona, quello spostamento dall'appollo notturno alle zone di pastura. Questo movimento avviene alle primissime luci dell'alba. Se andiamo ad analizzare quella situazione in cui il tordo staziona e che si sposta nelle zone di pastura, parliamo di una caccia che avviene in un periodo di inverno inoltrato. E alle primissime luci dell'alba dovremmo affrontare una situazione di freddo intenso e di poca luce, camminando sulla brina ghiacciata, calpestando quell'erba croccante che dà la sensazione di ritrovarsi su un secchio. E vediamo insieme quali devono essere le caratteristiche dell'arma e della cartuccia che andremo ad utilizzare in queste condizioni, partendo proprio dall'arma. Andremo a cacciare dei tordi con voli brevi, a bassa quota e con una condizione di poca luce. Dovremmo essere dotati di una buona mira e di buoni riflessi e con un assetto dell'arma che dovrà facilitare il nostro tiro. Avremo bisogno quindi di canne corte che ci permettono una rapida presa di mira e di una canna cilindrica, così di aumentare la possibilità che il tordo in questo spostamento breve, con un tiro molto istantaneo, venga centrato nei nostri pallini. Mentre le cartucce dovranno essere in grado di avere ancora delle prestazioni utili, nonostante il calo fisiologico dato dalle temperature rigide, quindi dotate di una buona velocità che ci permette un'ottima apertura della rosata e di una pressione che colloca queste cartucce nel range delle HP, delle cartucce ad alte prestazioni. Sicuramente uno dei calibri più utilizzati per la caccia ai tordi è il calibro 20 e l'assetto che vedremo oggi riguarda proprio questo calibro. Assetto realizzato e bancato dal Trio Big che mi è stato gentilmente offerto da Alex. È arrivato il momento di vedere l'assetto nella sua completezza con tutti i componenti necessari, partendo proprio dal bossolo, che è un bossolo fiocchi tipo 3 giallo traslucido con innesco 615. È stata utilizzata una polvere che ci regala le caratteristiche di costanza, affidabilità e prestazioni. Parliamo della Sipe. Andando avanti nella componentistica troviamo una cuvette della Gualandi e una borra in feltro da 20 mm. Tutto questo servirà per spingere 25 grammi di piombo 12. E adesso assembliamo l'assetto mettendo la Sipe che è stata dosata in 1,20 g. Dose abbastanza sostanziosa di Sipe, necessaria per avere una cartuccia dalle elevate prestazioni. Mettiamo all'interno la cuvette e la borra in feltro da 20 mm che andrà adagiata sulla borra. Dopodiché i 25 grammi di piombo 12. Il piombo fino, con l'utilizzo di una canna cilindrica ed una buona ampiezza della rosata, sarà in grado di dare una densità utile all'abbattimento sicuro sulla media corta distanza. Cartuccia pronta per essere chiusa. Chiusura che effettueremo in sellare a 6 pliche ad una quota di 60 mm. Eccoci di nuovo insieme per vedere i valori di banco di questa prova in canna manometrica. Vi ricordo prova effettuata dal Trio Big. Vi ricapitolo prima l'assetto che è in calibro 20, bossolo da 70 con innesco 615. Sipe lotto del 2020 in dose di 1,20 g. Cuvette più borra in feltro da 20 mm, borra di Ana. 25 grammi di piombo 12, chiusa in sellare a 6 pliche. Come vi ho detto all'inizio, questa cartuccia deve essere in grado di mantenere buoni valori
nonostante il fisiologico calo dovuto dalle temperature basse, ricordandovi che durante la bancatura la cartuccia viene climatizzata ad una temperatura di 20 gradi con un'umidità del 60%. E quelli che vi andrò ad elencare sono i valori ottenuti con queste condizioni climatiche. Tempo di canna pari a circa 2500 microsecondi. Velocità a 2,5 metri dal vivo di volata con canna cilindrica pari a 394 metri al secondo, con una pressione media su 5 colpi di 888 bar. Considerate che questi valori, che sono stati rilevati con una temperatura di 20 gradi durante l'utilizzo pratico della cartuccia con temperature molto più rigide, subiranno un calo del valore pressorio, sicuramente di qualche metro a seconda della velocità, con un allungamento dei tempi di canna dovuti proprio al cambiamento della fase combustiva della polvere a temperature più basse. Questa velocità così elevata per un piombo 12 in determinati assetti può essere considerata deleteria, ma in questo caso, dove ci saranno dei tiri sulla corta media distanza, ci darà una rosata ampia e densa. Lo stesso assetto può essere previsto anche con l'utilizzo di piombo 11. Una cartuccia dalle ottime caratteristiche, un assetto che accompagna tantissimi, ma veramente tantissimi cacciatori, e che regala delle ottime soddisfazioni, facilitando il tiro abbinato a un buon assetto del nostro fucile, regalando ottimi carnieri. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo video sempre sul Bunker Wild.